Ciao ragazzi, oggi volevo parlarvi del mio e-tracker, come l'ho costruito, da cosa è composto e a cosa serve. Per chi non lo sapesse, l'e-tracker è uno strumento composto da alcuni sensori che viene applicato solitamente sopra Google per FPV. In questo modo il sensore riesce ad interpretare i movimenti che facciamo con la testa e orientare di conseguenza la telecamera dove noi vogliamo. Quindi, per un volo in FPV è molto immersivo perché sembra quasi di essere sopra il drone. Di sicuro non ha grandissime applicazioni, ma comunque è una cosa interessante da poter realizzare sia per quanto riguarda un drone che volendo anche per un aereo sottala. Ora vi faccio vedere un esempio di come esso funziona. Come penso anche nelle vostre configurazioni, io gestisco il movimento della gimbal tramite due potenziometri posti sulla radio, uno per il pitch e un altro per lo yaw. Mentre il roll, il terzo asse, viene gestito autonomamente dal drone nel momento in cui si inclina, in modo da mantenere un orizzontale sempre stabile. Praticamente il nostro e-tracker funziona in questo modo: interpreta i movimenti del sensore e tramite la porta trainer passa il comando al radiocomando andando a simulare il segnale PWM che proviene dai nostri potenziometri. Io attualmente ho impostato lo switch provvisorio che solitamente viene utilizzato per la configurazione trainer in modo da inibire i potenziometri e utilizzare il segnale proveniente dall'e-tracker su due canali differenti. Ora vi faccio vedere come funziona. Come potete vedere, se io abbasso la testa, la gimbal si abbassa. Se io guardo a destra, la gimbal gira a destra. Se io guardo a sinistra, la gimbal gira a sinistra. È anche abbastanza rapido come movimento, che sembra quasi di fare una simulazione con un visore per realtà virtuale. Adesso vi mostro la mia configurazione che ho utilizzato per allestire il tutto. Di cosa abbiamo bisogno? Innanzitutto dell'e-tracker, che io ho chiuso in questa scatolina che ho fatto io di cartone in maniera provvisoria prima di stamparne una su misura. Poi qui abbiamo i nostri, nel mio caso un visore, ma potrebbe essere anche un paio di occhiali per Google, per FPV. In più abbiamo un cavetto e la nostra radio. Allora, una piccola parentesi sul cavetto. Il cavetto necessario per la mia configurazione è un cavetto audio, quindi di quelli normali potrebbe essere o stereo o mono, in quanto la mia radio, come una Fanalys, è dotata di porta trainer, quindi possiamo utilizzare benissimo un cavetto audio per sfruttare questa porta. Vi dicevo, sia stereo che mono fa lo stesso, perché tanto il pin utilizzato è quello più esterno, mentre quello più interno è la massa. Quindi invece quello invece nel mezzo sarebbe il secondo canale, che però noi non utilizziamo, quindi all'interno del cavetto è tagliato. Questo viene collegato direttamente nella porta trainer e l'altra estremità la colleghiamo al nostro e-tracker. Io, per una questione di comodità, ho messo un pezzetto di velcro sotto l'e-tracker e anche sul visore, in modo da poterlo attaccare in modo abbastanza stabile senza avere l'obbligo di montarlo, quindi in qualsiasi momento lo posso staccare da una parte se non mi serve. L'unica modifica che ho dovuto fare al cavetto è stato praticamente di aggiungere un secondo cavetto con due pin, la massa di 5 volte per alimentare l'e-tracker. Io ho questa possibilità perché dal modulo che monto all'interno della mia radio, che è un XJT, posso tirare fuori i 5 volte grazie alla smart port che c'è sul retro del modulo. Quindi in questa maniera io ho alimentato l'e-tracker. Altrimenti avete bisogno o di una batteria a 5 volte da collegare per alimentare il tutto, o altrimenti dovete riuscire a prendere l'alimentazione da dentro il visore, che però secondo me era più complicato. In questo modo, tanto il cavo va collegato lo stesso alla radio, quindi ho aggiunto questi altri due fili e di conseguenza ho anche meno ingombro e meno rotture di scatole. Una volta accesa la radio, si accende anche l'e-tracker, in quanto la radio, come ho detto poco fa, ad alimentare l'e-tracker. Ora vi faccio vedere la configurazione che ho impostato sulla mia radio per farlo funzionare e poi vi faccio vedere il contenuto della scatolina.
Allora, eccoci qui. Accendiamo la radio. Allora, praticamente l'impostazione è molto semplice. Io l'ho associato ad un modello che avevo già disponibile, che sarebbe il modello che utilizzo per controllare il mio drone. Allora, andiamo innanzitutto nella schermata dei mixer. E come abbiamo detto, io vado a sfruttare i canali su quali ho collegato i potenziometri. Allora, nel mio caso sono il canale numero 3, il canale numero 9, dove c'è il potenziometro numero 3, e il canale numero 10, dove c'è il potenziometro numero 1, che sarebbero rispettivamente questo e questo qui. Uno servirà per il pitch, quindi per il tilt della gimbal, e l'altro servirà per lo yaw, quindi per il pan della gimbal. Premendo una volta si evidenzia il canale interessato, e poi scorrendo posso andare a crearne, diciamo, una copia. Ora in questo caso faccio nulla perché la copia l'ho già creata. Una volta creata la copia, possiamo entrare nella copia tenendo premuto, e a questo punto dobbiamo scorrere per la sorgente a cui siamo interessati noi. Con questa versione di OpenTX che è installata all'interno della mia radio, i canali PPM che passano tramite la porta trainer sono chiamati TR dall'1 all'8. Infatti, se vedete, ci sono dall'1 all'8. Dovete sapere che l'head tracker, per come è impostato il firmware, manda i segnali su tre canali, gli ultimi tre del treno PPM, che sono il 6, il 7 e l'8. Però a noi interessano solo gli ultimi due, perché il primo fa parte del roll, quindi del beccheggio, che a noi non interessa perché viene gestito autonomamente dai sensori montati all'interno della gimbal. Quindi, una volta che abbiamo creato la copia di ognuno dei due canali, quindi del canale 9 e del canale 10, e avendoli associati ai giusti segnali PPM provenienti dalla porta trainer, io ho impostato anche all'interno di inter, che sarebbe sicuramente interruttore, l'utilizzo della porta trainer, dello switch trainer, in modo che quando c'è lo switch trainer tirato, quindi è attivo, non viene utilizzato il potenziometro, ma vengono utilizzati i segnali provenienti dalla porta trainer. In questo modo riesco a scegliere in che modo gestire la visualizzazione il movimento della gimbal, diciamo. Qui non serve fare altro. Ora vi faccio vedere invece cosa c'è all'interno della scatolina e come è composta. Allora, principalmente quello che ci serve sono due componenti: Arduino, che nel mio caso ho utilizzato un Arduino Nano, ma può essere utilizzato anche un Arduino normale, sicuramente sarà più ingombrante, ma ed è anche sprecato secondo me, ma la funzione è la stessa. E poi c'è all'interno di Arduino c'è una IMU, scusate, non all'interno di Arduino, montato sopra l'Arduino c'è una IMU che al suo interno ha un giroscopio e una bussola, che ci servono appunto per gestire gli assi del nostro dei nostri movimenti della gimbal. Vediamo se riesco a tirarlo fuori senza fare danni. Ecco fatto. Allora, questo sicuramente lo conoscete bene, Arduino Nano, che da una parte ha la porta USB, mentre tutti i pin analogici digitali, eccetera eccetera. Non stiamo a approfondire ora l'argomento. Questa è la nostra IMU, che io ho collegato appunto nei pin giusti. Il segnale proviene fuori dal pin, mi sembra il D9, sì, esatto. Questo sarebbe il pin che manda fuori il segnale PPM, e ha bisogno di un riferimento, ovvero della massa. Infatti poi vi spiegherò il dettaglio del pin out dalla parte del connettore. Allora, su questi due pin qui alla fine abbiamo l'alimentazione, quindi c'è più 5 volt e la massa,
che vengono, si collegano direttamente al connettore principale. Inoltre ho installato anche un interruttore momentaneo di quelli da pressione, che sarebbe il reset delle tracker, ovvero se nel momento in cui accendiamo le tracker ci accorgiamo che la telecamera è rivolta tutta in basso, tutta a destra, tutta a sinistra, noi possiamo premere questo tasto e la telecamera praticamente si centrerà e prenderà quello lì come riferimento zero. Da questa parte abbiamo ho preso un connettore che era presente su una vecchia VTX che purtroppo si è rotta, quindi ho tirato fuori il maschio e ho utilizzato la femmina, l'ho messa all'altra estremità del cavo in modo che anche diciamo quando lo vado a inserire è ben ancorato. Qui abbiamo i più 5 volt partendo da sinistra, i più 5 volt che è subito dopo la massa, che sarebbe appunto l'alimentazione che proviene dal modulo della nostra trasmittente, scusate. Poi il pin centrale è un pin vuoto, mentre gli altri due sono il segnale e il GND. Il GND comunque lo dobbiamo utilizzare perché ci serve il riferimento basso rispetto al segnale che passa all'onda quadra, che passa attraverso il PPM, che andrà poi a finire sarà collegato al pin più esterno del nostro jack. Quindi nel caso del mono avete solo due, avete un anellino nero qui e solamente due poli. In questo caso, essendo un jack stereo, avete il primo polo, il secondo polo che sarebbe right e left, e il terzo polo che sarebbe il GND. In questo caso noi ci dobbiamo utilizzare solo il polo più esterno, perché la porta trainer è così stata progettata. Quindi, ricapitolando, la massa sarebbe il riferimento zero del segnale PPM, ce l'abbiamo sul pin più a destra. Poi il polo più esterno, che sarebbe il segnale vero e proprio, ce l'abbiamo sul secondo partendo da destra, il terzo è vuoto, il quarto è la massa per l'alimentazione, il GND per l'alimentazione, e il primo a sinistra sono i 5 volt dell'alimentazione. E questo è quanto. Peserà 10 grammi, poi io ho saldato tutto su un pezzetto di 1000 fori in modo da avere un pochino più di struttura ed avere tutto un pochino più ordinato, senza dover collegare fili volanti, eccetera, eccetera. Nel link in descrizione del video troverete riferimento al thread di RC Group, dove c'è praticamente chi ha assemblato per la prima volta questa cosa. Potete scaricare il pacchetto contenente il firmware e l'interfaccia utente per la configurazione e per la calibrazione della bussola. Ci sono tutte le istruzioni in maniera molto dettagliata, anche se in inglese. Comunque vi riassumo le procedure da svolgere nel momento della creazione. Innanzitutto procuratevi un Arduino, lo collegate al computer e caricate lo sketch tramite l'IDE scaricabile appunto dal sito d'Arduino, come se fosse uno sketch normale. Automaticamente verranno caricate tutte le impostazioni. Una volta che il caricamento è andato a buon fine, collegate la IMU utilizzando le corrispondenze pin che sono nella guida all'interno del pacchetto che avete scaricato, e collegatelo al computer. A questo punto aprite il programma con l'interfaccia grafica, seguite la calibrazione, quindi seguite la procedura guidata che vi consiglia tramite delle immagini ben dettagliate, e a questo punto potete vedere se muovendo l'Arduino con sopra il vostro sensore, la vostra IMU, i grafici si muovono di corrispondenza. Una volta verificato questo, potete praticamente sigillare tutto in una scatolina come ho fatto io, e praticamente siete a posto. Basta fare i collegamenti corretti con la radio tramite la porta trainer. Vi ripeto, nel caso della mia Tornigi 9X o nel caso di una Taranis basta un cavo jack, un filo jack, altrimenti avete bisogno di altri tipi di fili a seconda della marca della radio, ma sono comunque tutti facilmente reperibili o comunque tutti facilmente costruibili. Posizionate il sensore sopra i vostri occhiali o anche sulla visiera del cappellino se preferite, e potete andare a volare.
Grazie a tutti, spero che il video vi sia piaciuto. Spero che la spiegazione sia stata buona. Per qualsiasi altra informazione non esitate a scrivere nei commenti o a contattarmi direttamente. Alla prossima, buoni voli!